Bene, buongiorno. Allora, abbiamo intitolato questo rapporto elaborato dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile in collaborazione con Ecopneus e Ecopneus nella Green Economy. Cos'è la Green Economy? Piccola premessa. Diciamo, la Green Economy è l'economia dello sviluppo sostenibile. Green Economy comincia a essere definita sull'onda della crisi del 2008 a livello internazionale, prima dall'UNE, poi dall'OCSE, quindi anche a livello europeo, come l'economia che serve, il modello di economia necessario per migliorare il nostro benessere, renderlo più inclusivo, ma realizzare questi due obiettivi tutelando il capitale naturale e i servizi ecosistemici. Il tema con la presenza, insomma, di questa prospettiva di Green Economy era quella: qual è il ruolo quindi delle imprese e delle organizzazioni che operano in connessione con le imprese per affermare questa strategia di economia verde, di Green Economy? E qui si è sviluppata un'elaborazione che nasce prima sempre nell'UNEP, che definisce i criteri per qualificare le imprese green. Però definisce le imprese green come quelle core green, cioè come quelle che fanno attività ambientali espressamente di elevato valore ambientale. Quindi, per esempio, riciclano i rifiuti, fanno energie rinnovabili, mobilità sostenibile, cioè beni e servizi ad elevato valore ambientale. L'OCSE integra questa valutazione dell'UNEP sulle imprese core green dicendo: no, attenzione, ci sono anche imprese che, pur non producendo beni e servizi specificamente ambientali, per esempio uno pneumatico è difficile attribuirgli un valore intrinseco ambientale, tuttavia adottano modelli di business per realizzare elevate performance ambientali, e ha chiamato questo tipo di imprese go green. Core Green e Go Green definiscono le imprese della Green Economy, o che si muovono verso un'economia verde. Con queste premesse bisogna anche un po' ripensare l'attività di reporting ambientale delle imprese, e cioè non fare più i vecchi rapporti di sostenibilità che abbiamo fatto per anni sulle performance ambientali delle imprese, ma collegare questa attività di reporting alla prospettiva di Green Economy. E qui nasce il progetto di Green Economy Report, e cioè di un'attività di reporting inserita nella prospettiva di un'economia verde. Diciamo che Ecopneus, e qui lo spirito un po' innovatore di questo consorzio, è forse il primo caso che, diciamo, sperimenta in questo rapporto questo modello di Green Economy applicato a un'organizzazione che ha finalità e rapporti con le imprese. Questa è un po' la premessa. Vabbè, questo ve lo salto. Su cosa pone l'accento lo standard del Green Economy Report? Sulle ricadute generali dei prodotti e sulle implicazioni economiche, sociali e occupazionali della sostenibilità, però sul sistema, non solo visto isolatamente la singola impresa. E il secondo elemento qualitativo è la dimensione strategica. Cioè include nell'attività di reporting anche una prospettiva di miglioramento coerente con la Green Economy e poi con l'elaborazione successiva della Green Economy come uso efficiente delle risorse, che va sotto il nome di Circular Economy. Quindi la Circular Economy è un modello di gestione delle risorse alternativo a quello dell'economia lineare. Nell'economia lineare la crescita avviene aumentando il prelievo di risorse naturali e aumentando alla fine del ciclo produttivo la produzione dei rifiuti. Quindi si preleva di più e si producono più rifiuti alla fine del ciclo di produzione e di consumo. È il modello tradizionale dell'economia lineare. L'economia circolare punta invece a minimizzare il prelievo delle risorse naturali, tendenzialmente zero, ovviamente non è possibile,
e minimizzare la produzione di rifiuti, perché i rifiuti vengono mantenuti in circolo e diventano riprodotti, materie prime, in un modello circolare di economia. Questo modello circolare di economia è il modello dell'uso efficiente delle risorse, che consente, è una premessa della green economy, non la esaurisce, perché la green economy comporta anche una valutazione del benessere, una tutela del capitale naturale dei servizi, e diciamo è più ampia, come dice l'Agenzia Europea per l'Ambiente. Tuttavia la circular economy ne costituisce una premessa fondamentale. Se si sprecano le risorse prelevandole in maniera insostenibile e restituendole come rifiuti, si produce un modello di economia lineare insostenibile. Ovviamente c'è anche un'attualità di questo modello. Nella nostra epoca le risorse sono diventate scarse. Dall'inizio del secolo, la popolazione è aumentata di 4 volte, da 1,5 miliardi e poco più a più di 6 miliardi. Il consumo di risorse naturali, rinnovabili e non rinnovabili, è aumentato di 10 volte. Quindi la circular economy è diventata una necessità anche economica per poter avere possibilità di sviluppo, perché non ce n'è più da consumare con quel modello lì. Quindi serve a ridurre gli impatti ambientali, ma anche a migliorare la competitività dei sistemi economici. E quindi diventa, per esempio, parte della strategia europea per maggiore competitività del sistema economico europeo. La circular economy come modello di uso efficiente di risorse scarse, fra l'altro per l'Europa importate, per la gran parte importate. Questo modello applicato nella dimensione strategica richiede questi 3 passaggi. Il green assessment, cioè l'analisi, penso che sia dopo, no. Il green assessment, cioè la misurazione degli impatti, il green reporting, cioè la rendicontazione degli impatti e anche dei benefici ambientali, non solo degli impatti, e impatti e benefici non solo ambientali, ma in senso più ampio, economici, occupazionali, eccetera. E la strategia, cioè il miglioramento dentro quella prospettiva di circular economy come premessa fondamentale di un'economia verde. E questo è un salto importante che si chiede alle organizzazioni, perché come vedrete poi nel rapporto di Ecopneus, non ci si limita più a dire abbiamo fatto questo, abbiamo rispettato le norme in questo modo, ma ci proponiamo di. E questa parte strategica diventa molto importante, perché dice come mi voglio muovere verso un'economia circolare. Quindi la dimensione strategica risponde agli obiettivi di legge, punta però anche sullo sviluppo dei mercati per la gomma riciclata, punta sullo sviluppo e la qualificazione della filiera e del prodotto e punta a massimizzare l'efficienza gestionale. In fondo l'obiettivo generale è quello di massimizzare i benefici per la collettività derivante dal recupero degli pneumatici a fine vita. E quindi sono stati introdotti 4 set di indicatori gestionali, ambientali, economici e chiamiamoli sociali. Partiamo dalla raccolta degli pneumatici fuori uso. Il totale della raccolta ha raggiunto una dimensione considerevole nell'anno 2014 di 255.055 tonnellate, il 13% in più del target, che era di 222.191 tonnellate. In più c'è anche una parte aggiuntiva che è della raccolta di cosiddetto dello storico, e cioè degli abbandoni di pneumatici. Come vedete c'è una crescita negli anni 12, 13 e 14 del raccolto, nonostante l'immesso al consumo per la crisi, soprattutto dell'auto, ma insomma la crisi in generale, la quantità dell'immesso al consumo sia diminuita.
Questi 255.000 tonnellate arrotondate vanno per 165 in recupero di energia e 91.000 circa tonnellate in recupero di materia. Adesso vi evito i dettagli. Questo grafico, come vedete, è chiarissimo, però vedendolo stampato si capisce molto meglio, avendo la pazienza di leggerlo nel dettaglio. Comunque, questo vi dice anche la parte di recupero energetico, quanta va all'estero e quanto va in Italia, circa 110.000 tonnellate in Italia, circa 55.000 all'estero, come va come intero, come cippato, come ciabattato in Italia e all'estero, la parte di acciaio che viene recuperata anche dal recupero energetico, che quindi va al recupero di materia, e il recupero di materia in Italia, che è molto prevalente rispetto all'estero, quindi l'export va soprattutto per recupero energetico, diviso in acciaio, interi e frantumati, granule, polverino, eccetera. Ecco, questo è il mercato dei prodotti di materia da pneumatici fuori uso. Asfalti è abbastanza basso, 502 tonnellate, le mescole 2276, le percentuali vedete, pannelli, membrane, altri prodotti per l'edilizia e per l'insonorizzazione acustica, quasi 3000 tonnellate, l'area di gioco, pavimentazioni, antitrauma, eccetera, 7800, bene, manufatti di arredo urbano, 12.000, eccetera, tonnellate, trader, cioè distributori che indirizzano i grani, i polverini, il recupero, in Italia ma anche all'estero, 15.000 tonnellate, per cosiddette applicazioni sportive che stanno abbastanza crescendo e sono quasi 17.000 tonnellate. Quindi la gamma dell'impiego dei materiali derivati dai PFU è piuttosto ampia. Il recupero di materia dal PFU è minore del recupero di energia. Si tratta di un rapporto 64-36%, come vedete le prime due torte lì. E quindi c'è una prima osservazione, che poi riprenderemo anche più avanti, sulla gerarchia e sulla circular economy, che dà sicuramente priorità al recupero di materia. E i numeri qui li vedete sul recupero di materia e di energia. Però, qui mi sbaglio... Scusate. Però il recupero di energia, va detto che negli pneumatici non è così misurabile solo al cancello, cioè dove lo pneumatico si presenta. Se si presenta al cancello del cementificio è tutto recupero energetico, se si presenta al cancello del riciclatore è tutto recupero di materia. In realtà anche una parte dello pneumatico che si presenta al cancello del cementificio fornisce energia, ma fornisce anche materia, perché nel cemento rientra sia l'acciaio, sia gli ossidi metallici, sia le ceneri, che riducono la quantità di materie prime vergini nel cemento. Veramente poi dovremmo anche considerare che nel recupero di materia non tutto ciò che va ai riciclatori viene recuperato come materia, per esempio la parte tessile dello pneumatico, quello non ha recupero di materia ma va a recupero energetico. Quindi diciamo questi bilanci non vanno così semplificati, nel rapporto vengono ben precisati questi numeri e questi aspetti. Tuttavia rimane il dato fondamentale del recupero di materia inferiore al recupero di energia, insieme all'altro dato, che non trovo qui, pazienza, che è quello della destinazione all'estero di circa il 25% degli pneumatici raccolti in Italia. 25% è una quota significativa.
Ecopneus segue già il criterio di mandare all'estero solo quella quota degli pneumatici per i quali non c'è l'impiantistica in Italia. E cosa segnala quindi questo 25%? Che c'è una debolezza impiantistica italiana nella capacità di recupero degli pneumatici. Quindi individuiamo strategicamente due punti, diciamo, di debolezza del sistema dal punto di vista della circular economy, insieme alle performance avanzate che ovviamente abbiamo già evidenziato e sulle quali torneremo meglio. Uno, questa prevalenza del recupero energetico. Secondo, una forte presenza, circa un quarto, 25%, dei pneumatici che vanno a recupero all'estero. E ci vanno in quanto c'è una non sufficiente presenza di impianti in grado di fare il recupero in Italia. Questa è la situazione. Vediamo i vantaggi, il perimetro dell'analisi. Vabbè, l'analisi è un bilancio costi-benefici, impatti generati, impatti evitati in tutta la filiera logistica, preparazione, recupero, produzione di energia, produzione di materia negli impatti generati, negli impatti evitati sulle risorse, l'acqua e le emissioni, quelli più importanti. Il sistema Ecopneus ha consentito di risparmiare 377.000 tonnellate di materie prime vergini, ha evitato, sono i dati di bilancio del 2014, con quei 255.000 tonnellate raccolte, 344.000 tonnellate di CO2 risparmiate, quindi il contributo alla riduzione del CO2 è notevole, e 1,8 milioni di metri cubi di acqua risparmiati. I vantaggi economici. È proprio un esempio tipico di trasformare un problema in un'opportunità, perché lo pneumatico fuori uso è stato storicamente un problema, anche perché ancora abbiamo le eredità di questi pneumatici da smaltire in giro per l'Italia. Col sistema di recupero inserito in una circular economy diventa un'opportunità economica. Mobilita direttamente un valore economico distribuito di 67 milioni, risparmia il valore equivalente delle materie prime in gran parte importate oppure l'equivalente energetico, 105 milioni di euro, e impiega per progetti a sostegno delle applicazioni 14 milioni di euro. Ha anche ricadute occupazionali non enormi, ma insomma parliamo sempre di 700 posti di lavoro generati dalla filiera, 234 al nord, 185 al centro, ed è bene anche sottolineare questa prevalenza, che è una scelta, al sud, di 270 occupati della filiera Ecopneus al sud. E in conclusione, per non tirarla troppo lunga, propongo 5 spunti di riflessione verso la circular economy. Ecco, bisogna un po' migliorare la progettazione orientata a criteri dell'ecodesign e quindi anche della prevenzione della produzione dei rifiuti, sviluppando prodotti a cicli di vita più lungo, più facilmente riciclabili, ovviamente senza ridurre le garanzie di standard di sicurezza che devono essere elevate. Parliamo di pneumatici, quindi di punti delicati per la sicurezza della circolazione. Due, serve più ricerca e innovazione a favore di prodotti sicuri realizzati con materiali da riciclo di PFU. Siamo già a buon punto, ma si possono fare ulteriori passi sugli asfalti modificati, fondi per campi da calcio, eccetera. Il regime end of waste, lo richiamava prima il direttore, l'ingegner Corbetta, è un punto critico della filiera degli pneumatici fuori uso. Perché, come notava, se noi non siamo in grado di dire, di stabilire che dopo determinate attività di riciclo, quello pneumatico, quello che risulta, quella materia, è un prodotto, è evidente che si crea una difficoltà in tutta la filiera. E ancora le norme italiane si basano su quel DM 5 febbraio 98 per il recupero in procedura semplificata di categorie prima di rifiuti non pericolosi e pericolosi.
5 febbraio 98, se non altro perché molti anni fa qualcosa ho avuto a che fare anch'io con quel decreto lì. Solo cos'è successo il 5 febbraio? Che sono cambiate molte tecnologie. Lì nel recupero degli pneumatici molte delle applicazioni che si fanno attualmente non sono previste, perché non c'erano nel febbraio del 98, sono sviluppi tecnologici successivi. Lì c'è stato anche il rischio che fossero interrotte le autorizzazioni a queste attività di recupero perché non ancora regolate dai regolamenti europei. Per fortuna, sollecitata anche da noi, è venuta un'interpretazione, chiamiamola autentica, del Ministero dell'Ambiente, che dice dove non c'è l'autorizzazione in semplificata, XDM, può intervenire l'autorizzazione ordinaria. Beh, era logico e banale, però guardate che c'era anche chi diceva no, bisogna aspettare il regolamento europeo, non si può autorizzare più niente, con rischi tremendi per tutte le filiere del riciclo. Tuttavia capite bene che l'autorizzazione in procedura ordinaria per ogni attività di recupero per segnare la fine del rifiuto è un procedimento piuttosto complicato e non dai contorni così ben definiti, per esempio sulla pericolosità e rischio ambientale sanitario. E questo costituisce oggi un quadro di non chiarezza e di incertezza sulle prospettive dell'intero settore. Quindi qui bisognerebbe procedere rapidamente. Io penso il modello è quello del 5 febbraio 98, cioè queste attività di recupero di materia degli pneumatici fuori uso, fatte in queste condizioni, con queste garanzie, si possono fare entro certi tempi e segnano il passaggio dal rifiuto al prodotto. Servono anche tecnologie innovative orientate a migliorare la riciclabilità all'interno dello stesso processo di produzione dello pneumatico. Sapete che una delle difficoltà tecnologiche al riutilizzo dello pneumatico per rifare altri pneumatici, non per il ricostruito ma per rigenerare, è quello della vulcanizzazione della gomma e quindi della devulcanizzazione, che non è impossibile, però è un processo energeticamente dispendioso e non così agevole da realizzare, bisogna migliorarla questa tecnologia. E anche per ridurre il ricorso alla valorizzazione energetica. Per esempio ci sono modalità di pirolisi già sperimentate, non confondete, la pirolisi è una tecnologia di dissociazione molecolare ma ha diversi impieghi. Ce ne sono alcuni di questi impieghi che consentono un elevato recupero di materia, fino al 60%. E quindi è certamente una tecnologia da sostenere in alternativa, non come altra forma di termovalorizzazione, ma in alternativa, perché ha una capacità di recupero di materia molto, diciamo, buona. E infine c'è una discussione sui modelli di consorzio. Facendo questa attività di reporting, alla fine uno dice, ma qual è il modello che viene da questa riflessione sull'esperienza molto positiva di Ecopneus? La prima riflessione, secondo me, è quella di evitare di cercare un modello unico per tutti i consorzi. Veramente. Perché le filiere sono differenti. Perché gli imballaggi hanno produttori e utilizzatori di imballaggio, che sono milioni, e hanno un utilizzo molto distribuito in tutti i beni di consumo. Gli pneumatici hanno un'altra filiera con un numero molto più ridotto di produttori, con una catena di distribuzione. Il modello Ecopneus per gli pneumatici sta dando ottimi risultati e quindi secondo me va bene. Ovviamente anche in tutti questi modelli bisogna cercare di evitare gli abusi, cioè ci vogliono forme di controllo che evitino che dentro una scia positiva poi si inseriscono anche i furbi. Questo è un po' però secondo me è più un problema di gestione, di controllo della gestione, che non di modello normativo di base. Comunque in ogni caso si valuti l'efficacia dei risultati. Anche noi adesso dobbiamo mettere a punto le filiere del riciclo perché abbiamo le nuove direttive, il nuovo pacchetto della Circular Economy entro la fine dell'anno e aumenteremo gli obiettivi di riciclo e anche di prevenzione.